Salve a tutti, due chiacchiere in intimità, finalmente un po' di raccoglimento. Questa volta vi voglio parlare di un libro, ma anche di un evento. L'ho accennato qualche volta e spero di poter farvi un video a parte per parlarvi di questa iniziativa della libreria Io ci sto. È una libreria che è nata a Napoli da un po' di anni in risposta alla chiusura di molte piccole librerie dovuto alle enormi firme che ovviamente ormai sovrastano ogni città. E proprio per questo la libreria si è costituita attraverso un'associazione culturale e vive del volontariato dei soci che vanno da professionista, semplici persone casalinghe. E che appunto danno la disponibilità del loro tempo e autofinanziano la libreria con, attraverso una quota annuale di 50 euro, così che questa libreria possa andare avanti. E questa libreria ha riscosso molto successo. La persona di cui vi parlerò e che è stata autrice di questo libro ha capito la portata dell'idea e pare si voglia fare promotrice anche in altre città di questo tipo di iniziative, però ve ne parlerò meglio. In questo caso non voglio togliere altro tempo a questo libro che mi pare degnissimo di nota. Promettetemi innanzitutto una cosa, promettetevi che non tire da preconcetti. Il libro di cui vi parlo è Colazione al Grand Hotel di Marina Ripa di Meano. La quale mi ha omaggiato del suo autografo, eccolo. Vi devo solo dire semplicemente che sono riuscita anche a fare un intervento. In platea c'era anche uno dei miei miti, tutto è stato in realtà, non sapevo, che è Valerio Caprara, è un grandissimo giornalista, critico cinematografico, che frequenta gli studi di Marzullo proprio in qualità di inviato e di opinionista cinematografico dalla sede di Napoli. Che poi ad un certo punto dell'evento infatti è intervenuto e là mi ha dato grandi lezioni di giornalismo, ha messo a suo agio lei, ha parlato in maniera onesta e consapevole dicendo: io ho sfogliato ora il libro, ma ha fatto delle domande mirate in maniera ineccepibile, con un intervento che è piaciuto e insomma. La cosa che vi riporto è questa. Marina di Ripa di Meano ovviamente è conosciuta come una persona molto estrosa e con la fama di essere più una provocatrice, forse con poca cultura se non quella del bel mondo. Ecco, in questo libro lei probabilmente gioca su questo preconcetto che si ha su di lei, però a mio parere fa un delicatissimo omaggio a due figure essenziali. Lei è diventata famosa in particolare per il libro I miei primi 40 anni, in cui parla più che altro delle sue avventure amorose, della sua vita sicuramente travagliata e anche molto poetica. Ma in questo libro io ho trovato che lei con lo sfondo della sua vita, di quello che le è accaduto, ha omaggiato due grandissime figure, Moravia e Parise.
conosco in particolar modo Parise, poco conosciuto, ma conosco in particolar modo Parise. E ho dato una lettura veloce lì, e anche dopo, insomma, poi ho approfondito. Io avevo amato L'odore del sangue di Goffredo Parise e ho letto di recente, ho ascoltato in audiobook i sillabari. E L'odore del sangue è uno dei miei libri preferiti. Ma non sapevo, e questo ce lo dice lei in questo libro, che fosse, diciamo, ispirato a eventi della sua vita. Che in questo libro, lei racconta di questa, sua, relazione finita malissimo, contrassegnata da violenza, e, della sua caduta in povertà con una figlia piccola, che però rimane in questa Roma, che nonostante tutto le concede il lusso. Lei, nonostante non avesse più denaro, ritrova degli amici che la sostengono, che l'aiutano, tra cui Moravia e Parise, e dalle quali ovviamente si evincono poi le vicende che in quegli anni contrassegnano le vite di Moravia, di Parise e dell'autrice stessa. Moravia con la sua, il finire, diciamo, lei coglie il termine della relazione con la Morante e racconta del fatto che fossero due personalità fortissime, chi era più bravo dell'altro, quindi una storia d'amore molto travagliata, e dell'avvicinamento di Moravia a Dacia Maraini. Completamente diversa dalla Morante, che è molto più giovane di lui. Nel frattempo di Parise, appunto, parallelamente, che si era innamorato di una molto più giovane di lei. Il mio intervento poi, considerate che poi loro riportano delle vicende, la conoscenza di Truman Capote, di Marilyn Monroe, ci sono dei richiami del relato, di tutto il jet set, di tutta la letterario dell'epoca, perché poi riporta le numerose amicizie che avevano l'uno e l'altro. In particolare, però, mi aveva colpito ovviamente quello che è un altro dei miei de degli uomini del mio cuore, cioè Pierpaolo Pasolini, e non lo sapevo. In realtà, scorrendo, avevo capito che Pasolini perdonatemi, Moravia e Parise avessero un'opinione completamente diversa di Pasolini. Parise un'opinione terribile. Al contrario, Moravia invece aveva molta stima del regista, scrittore, regista. Le ho fatto questa domanda, le ho detto quello che pensavo e che in realtà penso, cioè che lei probabilmente ha offuscato il suo spessore con la sua bellezza e che probabilmente si è assunta tutta la responsabilità della sua bellezza anche con atti che sembrano futili, che forse non lo sono. Si è assunta tutta la responsabilità di quello che ha fatto, un rapporto difficile con la figlia, un egocentrismo che a me è sempre odorato di fragilità. Difatti, tra parentesi, lei da 16 anni, tra l'altro, combatte con il cancro e diceva proprio che la scrittura le serviva anche questo, avere delle scadenze, avere la possibilità di mettere nero su bianco, era anche un atto catartico, è anche un atto catartico e continua a combattere col cancro. Bellissima donna, tutti siamo rimasti meravigliati, sì, si dice ritocchino, ritocchino, comunque una bellissima donna. E quindi le ho fatto questa domanda chiedendole appunto qual era la prospettiva di Moravia e di Parise rispetto a Pasolini. E mi ha raccontato, io non lo sapevo, che addirittura
Parisi aveva questo contrasto con Pasolini, non era, diciamo, un uomo che apprezzava. Mentre Moravia addirittura andò a vivere con Pasolini. Cioè, lei diceva, in una, la stessa, diciamo, lo stesso edificio diviso, avevano due appartamenti diversi, però era stato diviso, loro vivevano insieme e racconta ha raccontato con veemenza il momento tragico in cui Moravia scoprì della morte di Pasolini, che fu di un devastante, di un tragico. Diceva che raccontava e soffriva di questa morte in maniera veramente tremenda, commovente. Ecco, in queste righe lei poi racconta di queste violenze, poi della sua rinascita. È un'altra cosa, un po' più, diciamo, leggera. Loro, Moravia e Parisi, per aiutarla, che fanno? Lei dice: non sono mai moralisti. Racconta anche della Roma corrotta dalla droga, dei contrasti con loro stessi, dei rimproveri che loro facevano a lei senza essere moralisti, però degli angeli custodi che erano diventati per lei. E a sua volta dei rimproveri che lei faceva a loro, perché a volte li vedeva troppo lassisti nel lasciare andare dei loro amici a degli eccessi appunto con la droga. Veramente un bel libro, una bella testimonianza delicatissima. E dicevo, a un certo punto lei appunto non ha soldi, cercano di aiutarla con il suo atelier, a quel punto Playboy le propone di posare nuda. Loro dicono: ma dai, cosa vuoi che sia, no? Alla fine non succederà niente, guadagni un gruzzoletto. E addirittura le dicono: facciamo così, tu fallo e di che noi scriviamo dei commenti alle tue foto. Così accade sui giornali allo scandalo. Che corrompe, tra virgolette, Parise e Moravia, addirittura le scrivono dei commenti, delle lettere, diciamo, indirizzate a lei, che accompagnavano queste foto su Playboy. C'è qualche foto, infatti. Poi va bene, a parte tutto questo, lei poi incontra l'ante della Rovere e loro saranno i testimoni di nozze di questo matrimonio. Allora, con questo libro davvero si riscoprono gli uomini, i limiti, le difficoltà, e continuo a dire che non bisogna partire per preconcetti, l'estetica e l'etica sono tutt'altro rispetto a quello che noi pensiamo, forse a volte con troppa superficialità rispetto a delle persone. Io lo consiglio caldamente, vi abbraccio, uscirà il video sulle Nobel, vi raccomando seguitemi, seguite tutti i canali, a prestissimo, un abbraccio, vi metterò le foto dell'evento, un bacio.